Il prossimo 3 luglio alle ore 17 torna a riunirsi il Consiglio Comunale di Imperia. All'ordine del giorno, comunicazioni del Sindaco, il progetto Viva Parasio con approvazione, regolamento, concessione e benefici e linee guida per il rilancio del borgo. Approvazione e regolamento per la toponomastica del Comune di Imperia, del regolamento comunale di attuazione relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Approvazione del nuovo regolamento per il trasporto delle persone mediante autoservizi pubblici non di linea, servizio taxi e noleggio con conducente. Modifiche e integrazioni al regolamento comunale del commercio al dettaglio su aree pubbliche. Contratto di appalto per l'aggiudicazione dei lavori, opere e servizi occorrenti per l'impianto di canalizzazioni fognarie, per la costruzione e gestione del nuovo impianto di trattamento e depurazione delle acque reflue, per la gestione quinquennale di quest'ultimo e successivi contratti integrativi. Adozione del regolamento per la riapertura della galleria civica a Rondò. Modifiche statutarie per la Seris SRL, aggiornamento al piano dell'alienazione immobiliare 2019-2021 e acquisizione aree ed opere al patrimonio del Comune. Dopo la richiesta di archiviazione per la consigliera Paola Cassarino, nell'ambito dell'inchiesta sulla gestione dei rifiuti di Alassio, riarriva anche la richiesta di archiviazione per l'ex assessore Rocco Invernizzi. Le indagini che avevano coinvolto gli esponenti dell'amministrazione guidata dal sindaco, ora sospesa per altre vicende, Marco Melgrati, ruotavano attorno a presunte pressioni che sarebbero state fatte per l'applicazione di un contratto a progetto. Come sostenevano i difensori degli indagati, però, non sono emersi elementi a sostegno della tesi accusatoria e gli stessi PM hanno quindi chiesto al GIP l'archiviazione, che è stata accolta. Rocco Invernizzi, assistito dall'avvocato Franco Vazio, proprio a seguito dell'indagine aveva dato le dimissioni da assessore. A suo carico resta ancora da chiarire la questione relativa alla meno grave ipotesi di reato di tentativo di abuso in atti d'ufficio. Anche per questo aspetto Invernizzi si dice certo di poter dimostrare la sua completa estraneità ai fatti. Signor Sindaco, i lavori nelle scuole di Via Cavour procedono, ma state facendo anche delle migliorie, soprattutto per quello che riguarda l'accesso alla nuova palestra che sarà aperta a tutti, non solo le scolaresche, ma anche altri interventi in città. Di che cosa si tratta? Sì, siamo molto soddisfatti perché finalmente la mensa è quasi pronta per accogliere i nostri ragazzi. Sono arrivate oggi le solette per fare questa terrazza che copre la mensa e questa terrazza serve anche naturalmente per colgarci la scala che verrà utilizzata dalle associazioni per recarsi nella palestra senza entrare in classe. Questo è il primo punto. Poi sempre nella scuola di Via Cavour, nella parte retrostante, c'è un investimento di circa 60.000 euro che sta partendo in questi giorni, che verrà utilizzato per mettere a posto la palestra della scuola, che anche questa verrà utilizzata anche dalle associazioni, non solo dai ragazzi. Insieme alla palestra verrà realizzato anche tutto il parco verde che sta intorno, perché noi teniamo anche l'ambiente e cercheremo di fare un bel lavoro. Ci sono altri due interventi importanti che faremo, perché non esiste soltanto la scuola di Andorra Via Cavour, ma esiste anche la scuola di Molino, che è oggetto di un intervento sul tetto, in questi giorni si sta già realizzando, e poi verrà fatto un intervento nelle scuole materne, un intervento tecnico che verrà realizzato prima che ricominci la scuola. Per questo motivo il campo solare verrà svolto presso le scuole medie di Andorra. Quindi attenzione anche alla scelta della tempistica, perché insomma interventi fatti in un momento in cui le scuole sono più disponibili, chiaramente non ci sono i ragazzi. Se è possibile gli interventi li facciamo sempre durante l'estate, in modo tale che non ci siano disagi per i ragazzi durante l'anno scolastico. Sindaco, lei ha parlato, non è un inizio dei lavori, anzi un'accelerazione. Certo, i lavori sono iniziati tanto tempo fa, direi il giorno 14 di agosto del 2018 abbiamo cominciato a lavorare per la città. Se vi ricordate, da quando 2 ore dopo la prima conferenza stampa abbiamo detto che Genova non è un ginocchio. E Genova non è mai stata in ginocchio ed è per questo che io, quando sento queste parole che dicono, come che dice, la ripartenza, no, non è la ripartenza, assolutamente no. È un modo, continuazione del nostro lavoro, anzi un'accelerata per ritornare sul percorso di crescita di questa città che sta crescendo, sta andando bene e deve essere la città migliore del Mediterraneo, più bella e più grande e soprattutto assolutamente in competizione con le più grandi città d'Europa. Signor Sindaco, a fronte di questa operazione che i genovesi attendono da giorni, lei cosa si sente? Sapesse quanto la sento io. Io tutte le volte che passo da quel ponte non vedo l'ora di buttarlo giù, quindi voglio dire...
anch'io l'attendo da parecchi giorni, abbiamo avuto qualche ritardo, ma non sono ritardi che inficeranno la data finale, perché come avete visto ieri abbiamo inaugurato la prima pila, quindi andiamo in parallelo. Andare in parallelo è secondo me il segreto del successo, cioè quando si possono in questo modo mitigare alcuni problemi che ovviamente sorgono sempre perché sono assolutamente imprevedibili. Cosa la preoccupa di più di questa operazione? Beh, ovviamente io sarò felice quando saranno tutti ritornati in casa e quindi il momento decisionale ovviamente del ritorno in casa sarà una cosa così, diciamo, da adrenalina. Sindaco, ieri il ministro Toninelli ha detto che insomma era una bella giornata perché era un po' come cancellare quello che è stato l'emblema del fallimento della gestione privata della cosa pubblica. Lei lo pensa anche lei? Ovviamente su questo io non mi esprimo perché non è il mio compito. Io sono il sindaco di Genova, il commissario. Come sindaco di Genova devo pensare al bene della città e penso che lo stiamo facendo, anzi ne sono sicuro, e come commissario devo cercare di rifare il ponte rispettando le priorità della città, che sono ovviamente la salute pubblica, che come ho sempre detto è la priorità numero uno, su questa non si può discutere, e poi ovviamente facendo l'infrastruttura, cioè il ponte di cui la città ha bisogno. Però ricordiamoci, sulla salute non possiamo discutere, cioè non ci sono compromessi sulla salute. E mi sembra che lo stiamo dimostrando con tutta l'attenzione che stiamo ponendo, che sapete anche dal punto di vista tempi e costi ha fatto lievitare sia tempi e costi, ma vale la pena perché sulla salute non si può discutere. Dalle vostre previsioni, quando direte ai cittadini se potranno rientrare a casa? Allora, prevediamo verso le 10 di sera, quindi lo sappiamo tutti, l'orario sarà le 10 di sera, le valutazioni arriveranno verso le 9:30 e ci prendiamo mezz'ora di tempo per decidere, e io penso che andrà tutto bene. Ovviamente, come tutti sapete, abbiamo previsto anche un piano B, cioè ci sono 1400 brandine sistemate, se eventualmente non succederà secondo me, ma bisogna prevedere anche l'imprevedibile, per cui abbiamo un piano per mettere a riposo, cioè passare la notte, a 1400 persone. Perché voi dite solo 1400 e non tutte le 3000? Perché dai questionari che abbiamo visto la gente ha detto che si preoccupa, diciamo che non ha bisogno di passare la notte diciamo nelle strutture pubbliche, che si arrangia da solo. Quindi è per quello che abbiamo previsto 1400, però 1400 sono previste, mi auguro proprio di non usarle. Un grandissimo piano di evacuazione. Sì, abbiamo tantissime persone da mettere in dei centri di accoglienza, stiamo seguendo tutti, stiamo cercando di andare incontro a qualsiasi esigenza, siamo più di 200 volontari messi in campo, più tutte le strutture del comune, quindi le partecipate, la polizia locale, stiamo facendo tutto quello che è necessario per minimizzare i disagi della popolazione. Quanti sono i centri a disposizione per ospitare la gente il 20? Saranno 9 centri di accoglienza che hanno una capacità di ricezione superiore a quella che è gli sfollati, quindi noi ipotizziamo che gli sfollati siano intorno ai 3.300 persone, ma i centri potranno accogliere fino a 3.700 persone. Di questi 3.300 persone comunque moltissimi ci stanno dicendo che comunque quel giorno faranno altro, e quindi i centri che abbiamo messo a disposizione saranno sovradimensionati, e questo va bene per la vivibilità di quella giornata. Dal 1 luglio al 30 agosto le 14 città metropolitane italiane, le 86 province e i comuni potranno presentare le domande di cofinanziamento statale per la redazione di progetti per la messa in sicurezza degli edifici e delle strutture pubbliche di esclusiva proprietà dell'ente e con destinazione d'uso pubblico, con priorità agli edifici e alle strutture scolastiche. Il cofinanziamento statale, a valere su un apposito fondo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con una dotazione di 90 milioni di euro in 3 anni, potrà essere al massimo dell'80% per ogni progetto. Lo ricorda in una nota l'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni, che evidenzia anche che le domande potranno essere presentate tramite una piattaforma predisposta da Cassa Depositi e Prestiti, da lunedì 1 luglio e fino alle 13:59 del 30 agosto. Le province e le città metropolitane possono presentare domanda di ammissione a cofinanziamento di uno o più progetti fino a concorrenza delle risorse assegnate per ogni anno ad ogni ente. I comuni che vogliono accedere al fondo possono invece presentare domanda di cofinanziamento per un numero massimo di 3 progetti e per un importo massimo di cofinanziamento per ciascun progetto pari a 60.000 euro.
La parrocchia di Aurigo, con l'arciprete Don Jean-Pierre Vinciguerra, porta avanti le secolari cerimonie religiose legate alla festa di San Paolo. La parte più antica della tradizione comincia con la novena, con processioni tutte le sere dalla parrocchia al santuario. Il santuario di San Paolo d'Aurigo è uno dei pochi edifici religiosi dedicati all'apostolo dei Gentili, che fu uno dei maggiori predicatori del Vangelo, ed è l'unico santuario a lui dedicato nella diocesi di Albenga Imperia. Sabato, giorno della festa, si parte alle 7:30 del mattino dalla chiesa parrocchiale verso il santuario. I ragazzi e gli uomini del paese portano la statua di San Paolo per la prima messa del mattino alle 8. A seguire la messa solenne delle 11, celebrata da Don Danilo Gagliani, arciprete di San Matteo alla Iguiglia. Alle 17 i vespri solenni. La parrocchia di Aurigo, con l'arciprete Don Jean-Pierre Vinciguerra, porta avanti le secolari cerimonie religiose legate alla festa di San Paolo. La parte più antica della tradizione comincia con la novena, con processioni tutte le sere dalla parrocchia al santuario. Il santuario di San Paolo d'Aurigo è uno dei pochi edifici religiosi dedicati all'apostolo dei Gentili, che fu uno dei maggiori predicatori del Vangelo, ed è l'unico santuario a lui dedicato nella diocesi di Albenga Imperia. Sabato, giorno della festa, si parte alle 7:30 del mattino dalla chiesa parrocchiale verso il santuario. I ragazzi e gli uomini del paese portano la statua di San Paolo per la prima messa del mattino alle 8. A seguire la messa solenne delle 11, celebrata da Don Danilo Gagliani, arciprete di San Matteo alla Iguiglia. Alle 17 i vespri solenni. San Cirillo di Alessandria. Nacque a Teodosio, forse l'attuale Maalla el Cobra, intorno al 370, da una famiglia apprezzata dalla comunità cristiana in Egitto. Fu un uomo prezioso per la chiesa di Alessandria, dove nel 412 succedette allo zio Teofilo come patriarca. Cirillo, con l'astuzia di uno stratega, controllava tutto il commercio della città attraverso i monasteri. La controversia più famosa che dovette sostenere fu quella contro Nestorio, che poneva l'accento maggiormente sull'umanità di Cristo. Rifacendosi al concilio di Nicea, Cirillo sosteneva l'integrità delle due nature di Cristo, umana e divina, in un'unica persona. Il concilio di Efeso del 431 diede ragione a Cirillo, che morì il 27 giugno del 444, lasciando alla Chiesa una ricca produzione teologica. Philip Alston, relatore speciale dell'ONU sul sistema povertà, avverte: il pianeta rischia un apartheid climatico in cui i ricchi hanno i mezzi per sfuggire alla fame mentre il resto del mondo è lasciato a soffrire. L'esperto ha presentato ieri un rapporto al Consiglio dei diritti umani dell'ONU, dove si prevede che le nazioni in via di sviluppo soffriranno circa il 75% dei costi dei cambiamenti climatici. Alston spiega: il cambiamento climatico minaccia di annullare gli ultimi 50 anni di progressi nello sviluppo, e aggiunge che entro il 2030 il climate change potrebbe condurre oltre 120 milioni di persone in più in povertà. L'importanza della prevenzione nella lotta alla droga e alla tossicodipendenza. Le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della sua visita al Centro Italiano di Solidarietà a Roma. La visita per esprimere apprezzamento e riconoscenza al CEIS per la sua attività coincide con la giornata internazionale della lotta contro il consumo e il traffico della droga. Abbiamo ascoltato poc'anzi il messaggio del segretario generale Guterres. È un'esortazione rivolta a tutti i governi dei paesi dell'ONU per fare sempre di più sul piano del contrasto, del recupero, su quello essenziale della prevenzione. Si fa molto, ma questo... La quantità degli sforzi va ulteriormente aumentata, particolarmente al piano della prevenzione, per dare ai bambini, ai ragazzi e ai giovani la consapevolezza del valore della vita e del pericolo che la tossicodipendenza comporta.
Dal 2016 le interazioni con fake news sono dimezzate e il 65% del linguaggio d'odio è stato rimosso. Questo quanto dichiarato dal numero 2 di Facebook, Sheryl Sandberg, mentre si trovava a Roma per inaugurare il laboratorio dei social per le competenze digitali. Ha poi aggiunto: sappiamo di dover risolvere problemi come l'hate speech e la disinformazione, soprattutto nelle elezioni politiche, ma ci siamo impegnati nel controllo degli annunci pubblicitari elettorali e con i fact checkers, e questo ha avuto un impatto. Sono 730 le sostanze stupefacenti sintetiche che circolano in Europa, di cui 55 segnalate nel 2018. Dal congresso della Società Italiana di Psichiatria a Firenze, gli esperti avvertono dei devastanti effetti di queste sostanze, che spesso sono frutto del riciclaggio di prodotti sintetizzati per scopi farmacoterapeutici, abbandonati poi per effetti collaterali. Il presidente della SIP, Enrico Zanalda, ha dichiarato: a porre maggiori rischi sono sostanze stimolanti responsabili di episodi di delirio paranoide, aggressività, allucinazioni e addirittura coma. Ci siamo ormai per vedere Matthijs de Ligt indossare la maglia della Juve, potrebbe essere soltanto questione di tempo. Se inizialmente il destino del gioiellino della difesa dell'Ajax sembrava essere già scritto con l'approdo a Barcellona o eventualmente a Parigi tra le fila del Paris Saint-Germain, ora la situazione è totalmente opposta. Indiscrezioni provenienti dalla Spagna non lasciano spazio ad interpretazioni, l'operazione è infatti praticamente chiusa. A proposito di operazione, nel contratto che Ligt firmerà con i bianconeri ci sarà anche una clausola rescissoria, non resta ora che aspettare. La divisione anticrimine della Questura di Milano ha eseguito mercoledì mattina un sequestro di beni nei confronti di Luca Lucci, 37 anni, capo ultra della curva sud del Milan, finito in passato nei guai per traffico di droga. Diventato famoso dopo la foto con Matteo Salvini e la festa degli ultras rossoneri, Lucci era stato arrestato a maggio del 2018 per spaccio di stupefacenti e aveva poi patteggiato un anno e sei mesi di pena. A seguito degli accertamenti patrimoniali, si legge in una nota ufficiale della Questura, è emerso che il 37enne traeva le sue principali fonti di sostentamento dal traffico degli stupefacenti. Di conseguenza, proseguono gli investigatori, è stato disposto il sequestro di un complesso immobiliare di recentissima costruzione di due piani con autorimessa, di un'autovettura modello Audi Q5, dei conti correnti e della gestione di un locale pubblico, luogo storico di ritrovo degli ultras del Milan, il Clan 1899, a Sesto San Giovanni. Milanesi, tifosi di Inter e Milan da tempo sono divisi su una questione ben precisa, il destino dello stadio San Siro. L'impianto che ha fatto e dove soprattutto si è scritta la storia del calcio si appresta a rinnovarsi. Per farlo ovviamente però bisognerà prima demolirlo, passaggio che non piace proprio per niente alla stragrande maggioranza. Da qui la proposta del presidente del municipio 7 di Milano, Marco Bestetti, che prevede addirittura un referendum cittadino. Tutti i sondaggi dicono che oltre il 70% dei milanesi è contrario ad abbattere San Siro, spiega Bestetti. Presenteremo al Collegio dei Garanti una proposta di quesito referendario, raccoglieremo le 15.000 firme necessarie e chiederemo ai cittadini di esprimersi sul futuro dell'impianto storico. La convinzione è che vada ristrutturato il vecchio stadio, spiega, senza costruirne uno nuovo. Parole che sicuramente riscuotono grande approvazione, ma di fatto, anche mettendo in preventivo una ristrutturazione dell'impianto, si andrebbe incontro a numerosi problemi. Utilizzarlo con le impalcature sarebbe piuttosto ostico, completare l'intera opera in una sola estate praticamente impossibile. Mario Balotelli, dopo l'esperienza in Francia al Marsiglia, è rimasto svincolato. Ora ha voglia di tornare in campo. L'attaccante italiano è ripreso ad allenarsi sul campo di Castelmella, un paesino di 11.000 abitanti in provincia di Brescia, in attesa di una chiamata da una squadra di Serie A, campionato nel quale vuole tornare a giocare. Negli ultimi giorni sono state tante le voci che lo hanno visto coinvolto, dal Parma fino alla Fiorentina, passando per il Genoa. Intanto Balotelli lavora per farsi trovare pronto e va ad allenarsi con un bolide da 200.000 euro, una Nissan GTR Nismo.